Grass Generation, il fascino del brick, la forza del grass porcellanato. Ceramica rondine, italiani per stile. A Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende. Buonasera. Alessandro Rocchi di Alleanza per Sassuolo chiede la convocazione straordinaria di una seduta del Consiglio Comunale. Il motivo, anche a fronte della recente tragedia avvenuta a Genova, quello di analizzare le condizioni in cui versa il Ponte della Veggia, collegamento tra Casalgrande e Sassuolo. Sono stati stanziati 39.000 euro per i lavori di manutenzione straordinaria a Villa Giacobazzi. Prenderanno il via il 10 settembre e dureranno 45 giorni. Riguarderanno ambienti interni ed esterni con l'obiettivo di abbattere le barriere architettoniche e rendere fruibili all'ANFAS le sale al piano terra. Ed ora passiamo allo sport. Tutto pronto per la prossima stagione in A2 per la Canovi Volley. Tante le novità di quest'anno, eccone qualcuna nelle parole del presidente Carmelo Borruto. Presidente, una nuova, non chiamiamola più avventura perché è una cosa che vi siete conquistati con le unghie e coi denti, ma soprattutto col sacrificio, quella della Serie A2, che però ha comportato, e voi siete già in stato avanzato dei lavori, ha comportato anche una riorganizzazione generale della società e della squadra. Sì, c'è stato un riassetto societario, anche perché la Serie A richiede una tipologia di societaria differente. Abbiamo dovuto fare una trasformazione da SD in società a responsabilità limitata. Purtroppo chi viene promosso dalla Serie B alla Serie A mediante playoff è quello che ha meno tempo di tutti per poter organizzarsi, quindi il mese di giugno è stato veramente impegnativo per riuscire a saltare fuori in maniera puntuale all'iscrizione del campionato, che era il 28 giugno. Adesso abbiamo un nuovo assetto societario, sono entrati nuovi soci e stiamo lavorando per rendere ancora più valido e migliore il progetto che è stato lanciato lo scorso anno, che ci ha visto vincere il campionato mediante playoff, che era quello che ci aspettavamo sin dall'inizio del campionato. Adesso c'è questa nuova avventura, la Serie A, è quello che volevamo tutti, speriamo di far bella figura. Hai parlato di nuovi soci, vuol dire che il progetto è piaciuto, ha dato risultati, ha creato entusiasmo anche tra l'imprenditoria locale. Sì, il progetto è piaciuto a parecchie persone, è piaciuto al pubblico di Sassuolo, è piaciuto al comune e quindi siamo molto contenti di aver centrato l'obiettivo, che era quello di riaccendere l'interesse per la pallavolo nella città di Sassuolo, che è una città che, come sempre detto, merita molto e ha dato molto nella pallavolo. E ci sono i nuovi ingressi, siamo in questo momento ci stiamo assestando e diciamo stiamo buttando le basi per avere un futuro florido e un futuro tranquillo. Nella pallavolo è sempre un problema, perché è uno sport che dipende sempre dalle aziende e dalle sponsorizzazioni, quindi stiamo lavorando per consolidare gli sponsor che avevamo lo scorso anno e per migliorare con i nuovi ingressi, quindi speriamo che quest'anno la Serie A sia più allettante e che gli imprenditori locali ci diano una mano come hanno fatto negli scorsi anni. Hai citato il comune mi fa venire in mente il luogo dove fare le partite, che per fortuna o sfortuna non può essere più la vostra roccaforte della Consolata. Com'è andata con la ricerca di un accordo per il palazzetto Paganelli? Allora, io ho sempre detto che lasciare la Consolata è stato per noi, diciamo, un piccolo shock. Avevamo creato il nostro ambiente, però è pur vero che la Serie A merita un palcoscenico più grande e più importante come il Pala Paganelli. Quest'estate abbiamo trovato l'accordo sia con il comune che con i gestori per l'utilizzo della palestra, quindi la Serie A tornerà al Pala Paganelli, dove merita di stare.
Ultima cosa, stanno finendo le vacanze per tutti, tu ne hai prese veramente poche di ore quasi per mettere a punto una squadra ad hoc, quando comincerete l'attività? Allora, l'attività inizierà lunedì prossimo, quindi tra 3 giorni, e inizieremo con il raduno alla consolata dove si svolgeranno i primi test, dopodiché ci sarà la prima parte di lavoro in piscina e sulla sabbia. Useremo, come lo scorso anno che ha portato bene lo Sporting di Sassuolo per quanto riguarda la piscina, e il campo di beach volley fuori dal Palapaganelli. E inizieremo lunedì alle 5, cioè il raduno, e con delle ragazze che quest'estate abbiamo lavorato, abbiamo discusso molto su che tipologia di squadra da fare. Non ci siamo allontanati da quello che è il nostro obiettivo, quello di lanciare le giovani, soprattutto il nostro vivaio, e abbiamo costruito una squadra giovane con sempre qualche elemento di esperienza confermato che possa dare il giusto aiuto per far crescere queste ragazze. Quindi vedremo se anche quest'anno ci abbiamo azzeccato. Ti faccio l'ultimissima veramente, visto che hai parlato di giusto mix. Ci sarà Lucia, non ci sarà Tai? Sì, ci sarà Lucia, che è il nostro capitano, e non ci sarà Tai. E diciamo che il campionato di Serie A richiede maggior impegno, maggiore tempo, e Lucia è riuscita a garantirci una continuità negli allenamenti e nelle presenze. Tai, capisco la sua situazione, essendo mamma, avendo 2 figli, si fa fatica a poter star, diciamo, garantire la presenza che merita una Serie A, tenendo conto che il prossimo anno avremo 8 allenamenti a settimana tra mattina e pomeriggio, quindi è un impegno notevole, e allora abbiamo preferito rinunciare a Tai per dar più spazio a delle giovani che possano garantire una presenza sia negli allenamenti che in campionato. È ufficiale, Simone Missiroli lascia il Sassuolo ed inizia una nuova avventura con la SPAL. Il missile, che militava nel Sassuolo Calcio dal 2012, ha firmato un contratto che lo lega alla squadra ferrarese fino al 30 giugno 2021. Tanti i messaggi per il centrocampista, tra cui i ringraziamenti della società ed il saluto dei compagni di squadra, primo tra tutti Berardi, che di recente ne aveva invocato la conferma come regalo del compleanno. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento, come sempre, a lunedì. Brick Grass Generation, il fascino del brick, la forza del grass porcellanato. Ceramica rondine, italiani per stile. A Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende.